La conduzione biodinamica dei terreni prevede due tipi di concimazione. Una attraverso il letame che proviene da stalle da noi scelte, l'altra con la tecnica del sovescio. Il sovescio è una tecnica che consiste nell'interramento di una massa vegetale. Nel nostro caso la massa vegetale è composta da orzo e veccia biologica. La veccia ci serve per trasportare nel terreno l'azoto che è contenuto nell'aria. L'orzo serve come massa vegetale. Nelle immagini vedete che viene tagliata e lasciata ad asciugare al sole. Questo serve per far sì che una volta interrata la massa vegetale non, si, non marcisca, ma rilasci lentamente, grazie all'intervento di lombrichi e funghi, le proprie proprietà. Questa concimazione è stata scelta anche per una particolarità di questo terreno la presenza cioè in, in estrema superficie di una falda acquifera che altrimenti utilizzando altri tipi di concime saremmo andati ad inquinare produrre senza impoverire il terreno o arrecare addirittura dei danni fa parte della filosofia aziendale per cui il sovescio e l'uso dell'etame sono le uniche concimazioni che intendiamo utilizzare nella nostra azienda Questo tipo di conduzione ci dà la possibilità di produrre un olio che è perfettamente in linea con l'ambiente. Non arrechiamo nessun tipo di danno, anzi cerchiamo di migliorare quello che troviamo, portando avanti un concetto che siamo custodi di questi terreni anziché proprietari. Il consumo di un olio biodinamico nutre oltre al corpo anche la mente. La consapevolezza di utilizzare un prodotto che rispetta nella sua produzione la natura che lo circonda è di fondamentale importanza. Un consumo responsabile non può prescindere dalla tutela del territorio e dalla salubrità del prodotto che si sta consumando.